Il food campano d'eccellenza incrocia la ricerca oncologica nella cornice esclusiva del porto Marina d'Arechi a Salerno. È così che nasce Buonissimi, l'evento di beneficenza ideato dall'associazione Open, acronimo di Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma, per raccogliere fondi da destinare a progetti di ricerca scientifica. La sesta edizione della manifestazione ha registrato ieri sera il pienone tra chef stellati e professionisti della cucina, con degustazioni a cura dei consorzi e dei loro produttori. Noi vogliamo arrivare a convincere quanta più gente possibile a sostenere la ricerca in genere, ma principalmente in campo oncologico pediatrico. I bambini si ammalano, anche se oggi molti guariscono, resta comunque uno zoccolo duro che ancora non ce l'ha. Il progetto che Buonissimi 2024 andrà a finanziare questa volta si chiama Editor. Grazie a questo finanziamento il CEINGE, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate e l'Università degli Studi di Napoli Federico II potranno effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Siamo in una regione del sud e quindi con una serie di servizi che si stanno colmando, ma siamo ancora lontanucci dall'avere proprio l'eccellenza. All'apertura dell'evento c'era anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che si è soffermato sui progressi della rete oncologica regionale. E ogni tanto chiamo anche le belle iniziative che ha la Ressenia o della solidarietà, della vicinanza umana in un tempo un po' cinico, diciamo così. Doppiamente bella questa iniziativa perché poi è rivolta ai bambini malati oncologici, in modo particolare quelli in cura, il nostro grande ospedale pediatrico del Santo Bo.